stiamo cominciando un nuovo arco pastorale. Ieri sera c'era l'arcivescovo Giovanni Bernate, ma ieri mattina l'arcivescovo di nuovo ha dato inizio al nuovo capitolo della comunità cristiana milanese, invece siamo dentro anche noi. E quando si ricomincia un cammino è un momento in cui bisogna riflettere un po', fermarsi un attimo e dire da che parte andiamo, con chi cammineremo, verso chi andremo. E avete sentito come cominciava la lettera di Ebrei di oggi? Diceva: voi, fratelli, prestate attenzione a Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo, il quale è degno di fede per colui che ha costituito tale. Ecco questo richiamo, prestate attenzione a Gesù, è un richiamo all'essenziale della vita di ciascuno. Tante volte pensiamo di essere cristiani perché facciamo certi gesti. Quello che ci vede cristiani è l'attaccamento al Signore Gesù. E questo è l'elemento primo che ci deve stare davanti. Tutti insieme dobbiamo rivolgere di nuovo attenzione, prestate attenzione, dice proprio così il testo, al Signore Gesù. È lui che dobbiamo guardare. Perché? Perché il Signore Gesù non viene sempre accolto bene. Avete sentito che cerca di difendersi davanti a coloro che per secolo raccoglierlo per primi. Tutta la Sacra Scrittura parlava di lui, di questo Messia che doveva venire. Quando arriva, allora, sapete perché? Dovreste leggere tutto il capitolo quinto del Vangelo di Giovanni, che comincia con una guarigione. Una guarigione in cui Gesù dà un ordine al paralitico che ha guarito. Gli dice: prendi il tuo letto, portatelo, va. Ma era sabato. Prendere il letto e portarlo a casa era un lavoro. Ma non lui, sabato. Stop.
abbiamo la parola di Dio, non c'è più bisogno di niente, è come se l'avessero mummificata la parola di Dio. Presa, non c'è più futuro, non c'è bisogno di futuro. Il futuro era Gesù. E quindi non l'ha più visto. Tutte le volte che noi apriamo la Bibbia, ci si apre un futuro. E di queste cose in mondo ha tanto bisogno. Quindi questo bisogna fare. Attenzione massima alle scritture che ci parlano di Gesù. E non riduciamo la gente a un libro di storia. Non è un libro di storia. Ci dà la storia di Gesù, ma mentre ci dà la storia di Gesù, ci dà la storia. Un secondo elemento ci deve servire per mantenere la nostra attenzione su Gesù. Ed è dentro in una parola che Gesù rivolge ai suoi interlocutori. Quando dice, voi cercate la gloria degli uomini, non la gloria che viene da alcuni. Dobbiamo cominciare un po' a vita. Insieme in vita cristiana, insieme, sapendo che il giudice della nostra vita, chi sa apprezzare la nostra vita veramente, è il Signore. Non dobbiamo conformarci, come diceva già San Pietro, ai cristiani del suo tempo, alla mentalità di questo. Dobbiamo essere come ci ha chiamati la lettera di noi. Avete sentito come cominciamo? Fratelli, sacri.
sono arrivati e regalati da sole, va bene, che ringraziate e ringraziate insieme a me durante questa Eucaristia per tutto il bene che lui ha fatto, magari attraverso il naufragio e nonostante il naufragio. E se volete che ci troviamo qui al 90°, cominciate a pregare a Dio.